Eccoci, ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao Roberto, ciao Stefano. Ciao Enrica, ciao Roberto e ciao a tutti. E Perché questo look un po' texano? perché qua c'è un soleone pazzesco, adesso non si vede bene perché si spara, ma sono abbronzato come un mattone praticamente. Infatti adesso su Twitter non ho neanche più bisogno del mattoncino, mi si riconosce anche dalla faccia. Beh, direi che ha abbronzato anche Roby, che tra l'altro ha scelto questa cornice bucolica. Allora, iniziamo a salutare tutti i ragazzi che sono qua con noi: Lorenzo, Enrica, che bel nome, Beowulf, Alberto, Daniele, Federico. Eccoci, tanto Stefano, si stanno iniziando a collegare. Allora, stasera torniamo a parlare di cancel culture, di politicamente corretto, perché come avrete visto dalla locandina del nostro evento, Biancaneve si sta consolando con uno spritz offertole dalla strega matrigna, perché, come esattamente anche Roby e Stefano, hai qualcosa? In che senso ho qualcosa? Ah, da bere, dici? Ah, Esatto. da bere, certo, qui c'è uno Bravi. spritz Bravissimi. assoluto. Spero che si veda Si adeguatamente anche vede colori. anche se ovviamente i colori, la luce, la cornice di Roberto non è uguali. Allora, dicevamo che nella nuova trasposizione cinematografica di Biancaneve, per finire insomma assoggettati al politicamente corretto, sono spariti i nani, perché di nano ce ne sono soltanto uno e gli altri dovrebbero essere sette, sono personaggi di varia etnia, c'è pure una donna di colore. È sparito il principe perché sennò era troppo patriarcale, e la protagonista è latina perché è mezza colombiana e mezza polacca. Vorrei anche ricordare che, insomma, nella versione originale della fiaba dei fratelli Grimm, Biancaneve è bianca come il latte, rossa come il sangue e nera Ma come la scusa, è pelle. bianca come la neve, cioè. E vabbè. Allora, ragazzi, intanto salutiamo anche Sonia, Micaela, Lionel, Eddy, Samu, Marco e tutti gli altri ragazzi che ci stanno facendo compagnia in questo spritz. Stefano, partiamo da te. Che cosa ne pensi di questa trasposizione cinematografica esageratamente politicamente corretta? Ma io comincerei a dire che appunto dovevano per correttezza completa cambiarle il nome, cioè anziché chiamarla Biancaneve dovevano chiamarla, non so, Marroncina e Caffè Latte, che cazzo ne so, una roba del genere, insomma, cercare di trovare qualcosa che potesse Marroncin Mandorla, ecco, una roba così, latte di mandorla, che so. Poi c'è anche un discorso invece che secondo me è interessante, che lo dicevo già l'altra volta forse, che io sto riflettendo sul fatto che è stato distrutto il modello del maschio, no? Per decenni e decenni, dagli 80 a metà appunto del primo decennio del 2000. Adesso è il momento di demolire anche il modello femminile. Per cui vedi che scompare anche il principe azzurro, proprio oramai non c'è proprio più, nel senso prima era una vaga figura, un contornino, no? Adesso scompare proprio. E Biancaneve c'è anche questo fatto che se si becca sta mela avvelenata, si addormenta, chi cazzo la sveglia? Cioè deve mettersi una sveglia digitale, probabilmente fornita da Bill Gates. Che poi non è detto, magari gli oscura il sole, lei basta, dorme in eterno, no? Ma Però perché se... ormai l'idea è quella che la donna si salva da sola, anche la principessa non ha bisogno del maschio, un'idea che ormai Appunto, noi donne difatti. abbiamo introiettato da Sex and the City fino a Terminator in versione, anzi, sì, Ma proprio difatti lì. il mio suggerimento anche per la locandina, che è stato bocciato sonoramente, era quello di No, mettere Biancaneve zitto, con in mano un no, no. vibratore, perché a questo punto, cioè, sostituiamo completamente, non c'è più bisogno, no, del principe, giustamente. Ecco, sempre politicamente scorretto il nostro Stefano. Roby, a te. Innanzitutto io mi sono vestito di azzurro in onore appunto dell'annichilito principe azzurro, che probabilmente verrà sostituito nella seconda stagione, perché immagino che lo trasformeranno presto in una serie di stagioni con la principa azzurra, no? Cioè, perché a questo punto troveranno che è meglio che l'assenza totale. Comunque,
Comunque, vabbè, quindi ecco, anche come Biancaneve bevo lo spritz. Sì, qui assistiamo alla prostituzione dei fratelli Grimm, cioè vengono prostituiti a distanza, perché non c'era nessun bisogno di continuare a chiamarlo uguale se fai una storia completamente diversa. E lo dice uno che ha inventato un sacco di cose molto strane, quindi non è che la cosa strana in sé mi crei dei problemi, è proprio volere identificare la cosa strana con una favola tradizionale. Che in quanto favola tradizionale è se stessa, se è se stessa, se è un'altra cosa, è un'altra cosa. Cioè c'è questo problema di riconoscimento della realtà nella società contemporanea, dove è proprio un problema di identificarsi, come la donna che dice di essere uomo e allora è uomo, o l'uomo che dice di essere donna allora è donna e va a picchiare le donne sul ring. E a tutti, vabbè, cioè, che quello che succede oggi va a vincere contro le donne vere, diciamo, no? Perché la sua volontà equivale alla realtà, cioè io voglio, quindi sono, e ce lo vediamo in tutte le sfere, appunto, del presente, lo vediamo nella guerra, diciamo, noi vinciamo e quindi vinciamo, in realtà non stiamo vincendo, cioè l'Occidente crede di vincere una guerra perché lo dice, e c'è questa grandissima dissonanza cognitiva tra l'espressione verbale e la realtà. È come i bambini quando dicono facciamo finta che, poi credono che sia vero, ma non lo è. Ecco, stavolta però non diciamo facciamo finta che, pur facendolo. No? Quindi in realtà volevo parlare di tutt'altro, no? Volevo fare una sorta di durissima critica del fatto che questa favola sia poco inclusiva, perché c'era l'occasione finalmente di dare da lavoro a 7 persone diversamente alte e invece vengono discriminate solo perché sono basse. Ecco, qui vediamo per esempio i nuovi sette nani che non sono 7, non sono nani, però un nano l'hanno messo, quindi non è che gli facevano schifo i nani, visto che uno l'ha messo. Perché forse se li avessero cancellati tutti sarebbero stati accusati di sono razzismo, però cioè, guarda che poi alla fine rischi di entrare in un cortocircuito ripetuto, per cui puoi offendere chiunque anche nel momento in cui cerchi di portare avanti il politicamente corretto in maniera più radicale o talebana, ma rischi di offendere chiunque. Infatti hanno offeso chiunque, perché qui io vedo 7 pagliacci, cioè non è che i nani avevano la loro dignità pur nella loro essenziale, appunto, invece col fatto che ne hanno messo uno, cioè fanno finta di ricordarsi che c'erano i nani, però praticamente hanno negato lavoro a 6 attori diversamente alti, che così sono stati esclusi, discriminati alla faccia dell'inclusività. Ecco, questo che finge di essere appunto un prodotto inclusivo, in realtà ha escluso 6 persone diversamente alte. Poi vedo che c'è anche degli strani sessi, non si capisce bene di che sessi sono quei personaggi, che è perfettamente coerente con lo Zeitgeist. Ecco. Non è che la cosa di per sé mi scandalizzi, anzi, tra l'altro sono pittoreschi, no? Mi piace vedere delle combricole curiose. È il fatto di volerle chiamare, no, con quello che non sono, cioè poi io li vedo più che wok, sono un mix tra wok e hippie. Senti Stefano, qua l'ideologia wok, la cancel culture stanno insabbiando, censurando, mandando in cantine, addirittura rivedendo anche grandi classici, autori, pensiamo anche che è stato censurato Roald Dahl perché è troppo cattivo per i bambini, perché si vogliono poi far crescere i bambini in questa in questo mondo totalmente ovattato, così poi quando crescono impazziscono, si drogano o vanno a fare chissà che cosa, perché non hanno vissuto quello che dovrebbero vivere tutti i bambini. Tra l'altro, una volta le fiabe servivano proprio anche quello, a evocare, no? Quello che una volta apparteneva alla mitologia e che poi è passato alla fiaba. Ma secondo te ci sarà un limite? La gente si scoccerà di questo processo, o dobbiamo insomma ancora vederne? Ma il limite non c'è, questo l'abbiamo già capito ampiamente. Se uno anche solo cerca di immaginarlo, un limite tempo poche settimane è stato strasorpassato. Io scrivo raccontini di fantascienza nel 2017 sulla follia vaccinale, che poi le cose successe nel Covid hanno reso non più raccontini di fantascienza, ma oramai cose retrograde, obsolete, quasi noiose, no? Per cui c'è, cioè, proprio il limite si sposta alla velocità della luce. Adesso, a parte il fatto che sui 7 nanasterix che abbiamo visto, mi incuriosisce il fatto, per esempio, che
se proprio proprio c'è una stamenata, sta ossessione, come dicevi tu, dell'inclusività, perlomeno uno doveva essere orbo, uno doveva essere sordo, uno doveva essere zoppo, cioè dovete mettermeli anche un po', non mica che se no qualcuno si offende, come dicevi tu, veramente qualcuno, tra poco avrai, si offenderanno quelli che hanno il mento cadente, si offenderanno quelli con le tette grosse, cioè sarà un disastro, ogni volta che devi fare una serie devi fare 600 personaggi, perché devono esserci tutti le rappresentazioni fricchettone possibili e immaginabili. Però vabbè, adesso al di là di questa deriva, veramente è imbarazzante. L'aspetto tragico invece è quello che secondo me ha colto molto bene prima Roberto, cioè il fatto che non è una nuova forma di narrativa, no? Cioè, se uno mi fa il nuovo coso giapponese con i fiori che parlano, cioè, va bene, cioè, è una roba nuova. No, invece qui è prendere una roba che c'è già e che ha anche un suo peso tradizionale, che può piacere o non piacere, può essere criticata giustamente per i significati che c'ha dentro, e trasformarla, che è Orwell, cioè, è dire... non so, la festa dei lavoratori, però siccome adesso l'idea di lavoro deve essere aggiornata, allora la festa dei lavoratori diventa la festa dei disoccupati. Ma che cazzo è la festa dei lavoratori? La festa dei lavoratori? Cioè Biancaneve i sette nani, non è Biancaneve senza principe e con i nani che non sono nani e sono un po' di colori diversi e fanno cose diverse. Cioè, quella non è più Biancaneve sette nani. Però si vuole lo stesso che lo sia, contemporaneamente. E poi tu mi dicevi un attimo fa, la protezione, no? Cercare di mettere questa bambagia intorno, ma anche sti cazzi, perché da un lato la super protezione, dall'altro tra poco faranno il pupazzetto con il nazista dell'Azov per i bambini, gioca con il nazista dell'Azov, che è vero che è nazista, però anche buono. Cioè, però leggi Kant, qua Qui è un misto tra di orrore, tra presente, passato, rilettura e finto, no, buonismo del cazzo, che poi trova il suo paradosso totale quando, come è successo a Londra poche settimane fa, pochi giorni fa addirittura, che c'era un gay pride in corso e c'erano i carrozzoni, no, i camion, no, del gay pride, e sono arrivati gli attivisti ambientalisti, hanno bloccato il gay pride ed è stato un momento terribile perché c'era un cortocircuito totale, gli uni gridavano agli altri omofobo, razzista, cioè no, cioè, fascista, no, era un dramma, non c'avevano più il nemico, cioè erano tra di loro, però. Allora, giustamente poi, scusami, fa il paio con quello che è successo in Francia, no? Perché c'erano quelli di destra e diciamo gli immigrati, comunque di seconda generazione straniera, che si andavano a pestare per le strade anziché pestare giustamente i politici o gli apparati strutturali che sono i loro nemici naturali, per cui insomma una masnada di rincoglioniti sotto tutti i fronti e da tutti i lati, inclusi i nostri, che purtroppo si pigliano a beccata vicenda e in un contesto generale in cui si sta ribaltando l'alto e il basso e ricostruendo il passato, il futuro in una maniera completamente scompensante. Infatti tu citavi Orwell e secondo me non è soltanto una questione di trasformare, ma è esattamente quello che Orwell immaginava e descriveva in 1984, cioè svuotare dall'interno l'identità, i elementi delle persone, l'immaginario, in questo caso anche le opere, svuotarle e riprogrammarle, riscriverle, perché come dicevi tu potrebbero benissimo di punto in bianco creare un nuovo format, una nuova fiaba, una nuova storia, invece devono andare o a censurare, quindi messi all'albo questa nuova forma di inquisizione digitale, inquisizione 2.0, oppure andare a prendere quelli che sono dei classici della letteratura, delle fiabe, della mitologia, e riscriverle a uso e consumo di questa nuova ideologia woke. E questo che secondo me è la parte ancora più surrettizia e bastarda, cioè il far passare poi alle persone l'idea che Achille era di colore, che Anna Bolena, Cleopatra pure, che Biancaneve si è salvata senza il principe, non esistevano i nani e tutto il resto. Per quanto per esempio Beowulf ci ricorda che la fiaba originale era decisamente più cruda, assolutamente, ha avuto anche più versione dei fratelli Grimm, era tremenda, Biancaneve aveva 9 anni, la matrigna non era la matrigna ma la madre, i nani non erano certo quei gentili e dolci nanetti di Walt Disney, anche perché già Disney ha lavorato molto nel distruggere quello che era il senso originale delle fiabe, ma qua stiamo andando molto oltre,
perché evidentemente si vuole distruggere, no, un'identità e globalizzare tutti i prodotti culturali, anche quelli dello spettacolo e i film, per manipolare soprattutto le nuove generazioni. Quanto è infido questo processo, Roby? Ma particolarmente io, diciamo che ho sentito anche tra i miei amici molte considerazioni sul fatto che la favola originale era già stata cambiata. Va bene, era già stata cambiata, però cioè, bisogna sempre cercare di fare i paragoni tra... Cioè, non è che una cosa, perché la fai una volta, a quel punto la fai tutte le volte e continui a mantenere la sanità di mente. Dopo un certo limite, quando hai snaturato completamente un prodotto originale, sei fuori dalla realtà, cioè non chiamarlo più uguale. All'epoca è stata aggiustata un pochettino il tiro, perché era particolarmente truculenta, perché era veramente pesante. Adesso non è stata cambiata perché era pesante, è stata cambiata perché adesso non è più di moda, è una questione di mode, cioè non c'è niente di truculenta, non è più di moda che una donna possa sognare un principe azzurro e possa venire formattata in questo tipo di archetipi, perché esatto, no? Cioè, quindi che sono gli archetipi tradizionali di tutte le culture del mondo, in tutto il mondo, da migliaia di anni. Quindi in un modo o nell'altro l'archetipo è sempre quello, che poi trova espressione nei modi diversi, nelle diverse culture, nelle diverse storie. Tra un po' vedremo che verrà riscritta la Bibbia, verrà scritto Gilgamesh, verrà scritta i vecchi antichi scritti, verrà riscritta tutta la storia della letteratura, adattandola alla contingenza della moda contemporanea, cancellando completamente qualsiasi tipo di umanesimo, perché poi a questo punto, quando si raggiunge l'autoreferenzialità totale, cioè quando di fatto l'unico parametro della normalità e dell'identità è quello contingente di quest'anno, già quello dell'anno scorso è fuori moda, ci sarà come le collezioni primavera-estate, autunno-inverno, delle favole, della narrativa, di tutto ciò che è consentito pensare e pensare di essere, no? Quindi, cioè, questo è il tipo di scenario che una cavolata come questa di fatto diventa emblema, no? Cioè... Ma che poi, tra l'altro, non è che lo fanno soltanto con opere che hanno centinaia d'anni, oppure che sono state appunto messe nero su bianco decenni e decenni fa, ma questo processo, e che poi, come dicevi tu, ricordavi, hanno subito ovviamente delle rielaborazioni dagli stessi Grimm, da Disney, e poi quante versioni anche, insomma, pop e moderne di Biancaneve, di Cenerentola e di tante altre fiabe abbiamo visto, ma adesso lo si fa anche con opere molto più vicine a noi. Io prima citavo il caso di Roald Dahl, che l'avevo trovato già sconvolgente, perché la bellezza e la potenza di un autore come Dahl era proprio quella di questo humor nero, di affascinare i bambini, dicendo ai bambini la verità, che la vita comunque è anche brutta e cattiva, non è tutto come se vivessimo nel mondo dei mini pony o nella montagna del sapone, che ci sono le persone cattive come gli sporcelli o come le streghe, che non sempre le storie finiscono bene, e che poi nella vita i bambini che diventeranno adulti dovranno rimboccarsi le maniche e lottare. Invece questo non si può dire, perché devi tenere i bambini sempre in questa sfera esageratamente, più che ovattata, veramente arcobaleno. Ma è successo anche per esempio recentemente con Tolkien, no? L'ultima serie prodotta da Prime, da Amazon Prime, aveva anche lì tutte delle rivisitazioni in salsa wok. Io però anche qua, Stefano, ti chiedo quanto però non c'è anche una responsabilità del pubblico, dei genitori, quando per esempio ci sono delle fiabe o dei contenuti, dei prodotti per i bambini, per le nuove generazioni, e quanto da tutti noi, che magari sì, storciamo il naso e critichiamo, ma poi alla fin fine finiamo per sorbirci e vedere lo stesso questi prodotti. No, devi attivare l'audio. Sì, si mette in mute per non dar fastidio, poi non si dimentica. La responsabilità c'è, come, e credo che però sia una responsabilità storicamente determinata, per utilizzare un linguaggio che magari è fuori moda ma qualcuno coglierà, perché
qui abbiamo le generazioni che negli anni 70 erano ragazzini ragazzi, insomma, che hanno preso quel tipo di spinta, e poi alla delusione enorme, no, seguita nel 2000, in cui proprio non c'è, tutti i loro ideali non valevano più un cazzo, questi adesso sono al comando e non hanno un cazzo da insegnare ai loro figli, per cui di fatto sono, cioè, li lasciano completamente allo sbaraglio, non hanno più niente da trasmettere, né negativamente né positivamente, cioè non hanno proprio più niente, non sono niente, non hanno niente, la maggioranza purtroppo delle persone che poi sono quelli che fanno la fila per farsi iniettare roba sperimentale inutile per cercare di sopravvivere a un'ora di più a un male immaginario. Cioè, oramai è questo un po' l'incubo. E tra l'altro questo, il segno, il marchio di questa cosa qua, lo vediamo ripetersi in maniera sistematica. Adesso un attimo fa dicevi il fatto di rifare e scrivere tutte le fiabe, le storie. Ma pensate al cinema. Quando, cioè negli anni 70, negli anni 80, i remake erano una rarità, succedeva che adesso quasi tutti i film sono remake di altri film. Perché? Perché non sono più capaci di fare niente. Non è solo che non hanno idee, non hanno il coraggio di avere idee, capito? Quindi proprio bisogna soltanto... E poi ogni remake è più plastificato, più semplificato, più insciuto. Brutto, sono orribili. Non so se vi è capitato, io ho avuto la disgrazia un paio d'anni fa di scaricarmi e vedermi il remake di, cioè il remake, non è il remake, ma insomma l'ultima versione di Fahrenheit 451. Che ah, mamma mia, anche lì c'era già al fine Truffaut, io francamente lo trovavo molto limitante, sì, perché perdeva alcuni aspetti fondamentali del libro. Ma cazzo, il remake era una spapasciata di quelle, ma poi fanno il remake di tutto. Di tutto, cioè c'è un film stupido e fanno il remake del film stupido, ma il remake fallo almeno di un cult, no? Se mi fai il remake di Blade Runner posso ancora capirlo, è difficile farlo, però se sei Villeneuve ci può anche star dentro, quello che sia, però se vuoi riprendere la narrativa di un qualcosa di così pesante, ma se mi vai a prendere narrative stupide e poi ancora l'orrore che diventa così filtrato da diventare finto orrore, Shrek. L'orco nelle fiabe è l'orco, è una roba che ti fa paura, Shrek, capito? Ma dai, cioè siamo... E poi invece gli orchi veri ti diventano pupazzi, cioè gli orchi finti che dovevano rappresentare la paura, anche insegnarla ai bambini, vengono tutti comicizzati. Gli orchi veri, cioè appunto quelli dell'Azov o via dicendo, diventano cose che insomma... Ma hanno le loro ragioni, insomma, da piccoli avevano problemi, poi bisogna chiedergli se vogliono essere uomo, donna, nazista femmina, nazista maschio, nazista plurale, cioè c'è il they, il come, bisogna stare attenti, non offenderli. Beh, comunque dal cinema alle serie TV negli ultimi anni la figura dell'antieroe è finito per essere in qualche modo soverchiato dalla figura del cattivo, cioè ci sono state tutta una serie... di produzioni, da The Following a Hannibal, che hanno puntato tantissimo sul rendere sempre più affascinante la figura del cattivo, anche del serial killer, anche perché tu puoi cercare di togliere il fascino per il male o comunque l'ombra da tutta una serie di prodotti, ma poi ti rientra da un'altra parte, così come invece dicevi tu, paradossalmente invece anche a livello iniziatico, ce ne sarebbe da dire, Shrek diventa simpatico, buono il personaggio, appunto, che piace poi ai bambini. Roby? Sì, tra l'altro appunto stavo pensando che questa cosa dei remake in effetti è una sorta di cancer, vabbè, quella roba lì di cui stiamo parlando, è strisciante perché è praticamente nel momento in cui si rifà una vecchia opera che aveva un suo perché, lo si toglie del suo perché, cioè gli togli tutte quegli elementi particolarmente intensi e significativi che in una società infantilizzata e rincoglionita non potrebbero più venire colti dalla maggior parte delle persone, quindi gliela dai senza, epurata. Solo che cancelli proprio la parte buona di un film. Di solito i remake sono la riproduzione a bianco e nero, no? Per dire, cioè senza colore, senza anima delle vecchie opere. Praticamente vengono depauperate della loro parte spirituale, quella che ti cambia quando la guardi. E il problema è che quando vedi, mi viene in mente il Solaris di Clooney,
che doveva rifare il Solaris di Tarkovsky, ecco, per parlare di due abissi, di un abisso che separa due film, ecco, no? Solo che poi uno che avesse visto il secondo, parlo in questo caso, ma vale per tutti, poi non ha più la curiosità di vedere il primo, e anzi, quando si parlerà di quel film, penserà solo al nuovo. È come la volgarizzazione di un sacco di termini molto profondi, come la parola mito, mitico, che ha chiaramente un sacco di, diciamo, di significati che ne derivano, ma poi nella volgarizzazione di mitico, mitico diventa la rockstar del momento, l'influencer del momento, di nuovo una parola che viene privata di tutti i suoi significati, cancel culture anche a livello semantico, no? Cioè, quindi stiamo andando verso questo tipo di piattezza totale, no? Potrei continuare per ore, però di nuovo vi lascio la parola e gestitela. Ma anche perché poi, dimmi. Enrica, leggiamo un po', cioè leggiamo, interagiamo un po' con qualcuno del commento, ho visto dei commenti veramente bellissimi. E poi volevo passare, dato che siamo quasi in chiusura, a mostrare a le locandine del nostro evento di Cagliari. Allora, beh, ci sono tante domande, posso fare una lode? Vai. Lo leggevo prima un commento, mi sono proprio segnato il nome perché ho detto poi me lo perdo in mezzo a Sonia, che faceva presente un'osservazione sul fatto che l'amore, la passione, no, che doveva essere, che veniva magari ispirata, collegata da certi personaggi, da certe cose che invece vanno a scomparire, e dice poi alla fine deve invece essere tutta versata verso il dio, no, adesso non mi ricordo il contenuto preciso, ma dio capitalistico, insomma, no, la struttura della società, che è esattamente Big Brother, cioè, no, che è esattamente il grande fratello di Orwell, cioè era quello in Orwell, perché il sesso era un crimine, proprio perché non doveva esserci affezione tra gli individui, no? Dovevano odiarsi in realtà tutti a vicenda, e l'unica forma di amore doveva essere sublimata verso il grande fratello. Per cui mi è piaciuto molto questo commento, lo volevo segnare. Sì, tra l'altro c'era anche un altro commento di Sonia dove scriveva: la famiglia è sempre sotto attacco, rappresenta un avamposto forte contro i deliri globalisti, proprio per quello, come dicevi tu, che Orwell distrugge la famiglia, o comunque le persone vengono, si sposano perché devono, perché vengono scelte dai membri del partito. Insomma, bisogna capire se Sonia in realtà è come dire, una nipote di Orwell qua in incognito, che perché sta ripercorrendo bene tutti i contenuti. Dovremmo scoprirlo. Allora, il nostro amico Daniele Di Stefano: quasi sempre nella quasi totalità dei film i remake sono peggio degli originali, assolutamente sì, lo dicevamo prima. Gianfranco, ecco, questo è un appunto che ci stanno facendo nelle ultime due settimane, magari poi ne parleremo, anche perché non è che c'entrasse molto. La Disney però stranamente non ha distribuito The Sound of Freedom, è proprio strano, che se non mi sbaglio è il film nuovo, quello di Mel Gibson con Jim Caviezel. Io non l'ho ancora visto, dovremo prima magari vederlo, poi parlarne, magari dedicheremo anche una puntata su quello. Beowulf ci scrive, osserva: prima avevano iniziato con Nemo e non vi dico che orrore ho provato quando ho visto l'effetto che aveva avuto su mia figlia di 7 anni. Allora, io non mi ricordo bene Nemo perché l'ho visto soltanto, è uno di quelli che ho visto poche volte, cos'era, dalla Pixar, quello del pesce, no? Ammetto la mia ignoranza, ho visto i trailer ma non ho mai guardato il film. Dovremmo approfondire. Grazie Beowulf, magari aggiungi un qualcosa così capiamo bene perché avevo iniziato con Nemo. Francamente uno di quei film di cui mi ricordo solo che c'è il pesce che ha la memoria di 30 secondi, che si dimentica sempre tutto, ma non mi ecco Pixar, grazie. Allora, poi Alberto Pepe: il film con Jim Caviezel, se la Disney sta creando un caos negli USA e dà fastidio. Beh, sicuramente ce ne stiamo accorgendo, i veri valori stanno diventando un'utopia. Poi gli altri, vabbè, molte erano domande e commenti che più o meno poi anche la nostra Jess, molti li ha messi in sovrappressione e li abbiamo comunque letti mentre si parlava, o abbiamo fatto dei riferimenti. Allora, io adesso chiederei a Jess se ci mostra le tre locandine dell'evento di Cagliari, perché ricordiamo a tutti i nostri amici, tra l'altro Stefano Floris è sardo e quindi ci aspettiamo di vederlo a Cagliari. Eccolo qua, saremo il 29 luglio tutti e tre, quindi la squadra di The Program Limited. Vedo che Roberto è scappato perché penso che stia per apparire nello schermo insieme a Stefano. Ecco, magia, fantastico, magia.
Allora, vediamo, però non avete l'audio, quindi magari mi state insultando, ma io non sento nulla. Ho imparato a teleportarmi. Cazzarola, che bravo. Vuoi farlo anche qua? Ma in realtà è stato un errore, ero io che volevo teleportarmi perché era molto più bello il posto dove stava lui, e invece si è teleportato lui, e adesso siamo incastrati qua tutti e due nella mia tana scorpionica. Esatto, e viene anche un pochino più pallido Roby in questa... Sì, perché qui siamo nel sottosuolo, negli inferi, vicino... Ah, dove ci sono i nani, nelle miniere dei nani in realtà. C'è il ponte Vlad davanti a noi, che però non lo facciamo entrare. C'è il principe Quagli Azzurro insieme a Stefano e ai nani nelle miniere. Allora, vediamo la locandina, la prima, perché inizierà le danze Stefano alle 19.30 al Lazzaretto Sant'Elia a Cagliari alle 19.30, presentando un libro, La Scienza, ovviamente parlando anche di manipolazione, dagli obblighi vaccinali al Covid, quando la scienza si trasforma in fanatismo religioso. Poi tocca a me, alle 20.30, quindi subito dopo, presentare la fabbrica della manipolazione, come difendersi dal condizionamento mentale, e chiude le danze il nostro Roby alle 21.30, il fondamentalismo hollywoodista, viaggio in Iran alla scoperta dell'invisibile ideologia dell'Occidente. Quindi insomma avremo 3 ore a disposizione, monopolizzeremo questa serata di Cagliari, avremo modo di approfondire le tematiche che ovviamente qua possiamo soltanto toccare di sfuggita e accennare. Ragazzi, volete aggiungere qualcosa dato che siamo in chiusura? Di tutto di più vogliamo aggiungere. C'è Roby, anzi, che voleva proprio fare un discorso fondamentale, vero? Beh, qui ho un'altra identità, quindi ora che sono nel dungeon del mondo, sono riconfigurato, praticamente rinnego tutto quello che ho detto, adesso ho un punto di vista opposto, ho fatto la cancel culture su di me, quindi rivedete la parola, ribaltando tutto quello che ho detto. È diventato il principe asterisk Zur. Ecco, occhio Stefano, che non so se dormite ancora insieme o se avete camere separate quest'anno, occhio. Ma che dovevi rivelare della nostra relazione così a reti unificate? Dai, l'outing è una cosa, la tenevamo un po' riservata, diciamo. Dai, ci stava questo outing e tutti se lo chiedevano. Ma vedrete il nano che cloneremo come nostro... Allora, c'è Cazza X che scrive: Cazzarola, lo dice la Perucchietti, ma salutare il mio nome Cazza fa fatica. No, ti saluto Cazza, ma non ti avevo visto prima oggi, ti ho visto le altre volte, ma oggi non ti avevo visto. E quindi la Perucchietti saluta Cazza X. Certo che è brutta, però. Salutiamo anche noi Cazza X. Ciao Cazza X, cambia però l'immagine, perché c'è lì l'immagine di It, del remake, che è orribile quel remake di It, non che il film, il primo sceneggiato fosse bello, ma in confronto al romanzo di Stephen King fa veramente cagare. Comunque, non è che è proprio orribile, diciamo che sembra un ma non fa neanche paura, è orribile. Ci sono delle scene fatte anche bene, carine, ma piccoline, pezzettini qua e là, non esiste la connessione. Non esiste la storia. Stefano, tu che sei un esperto di film horror, è brutto, è veramente orribile. Ci sono rimasto. No, ma è brutto, sono d'accordo, però non è brutto. Attenzione, tecnicamente è fatto bene. No, tecnicamente, ma sono molto così. Bene, rende molto bene. Il problema, sai cos'è? Che non c'è la connessione. Cioè, l'orrore una volta era: ti preparo a qualcosa di orribile, tu sai, l'angoscia, e poi arriva anche no? Invece quello è solo bu, cioè bu e finisce. Non fai a tempo a spaventarti, perché non c'è una storia dentro cui aver paura. Ma sono anche un po' telefonati sti Beowulf, il romanzo era un capolavoro sull'amicizia e sull'amore, assolutamente vero. Poi io ho sempre adorato Stephen King, quello prima dell'incidente, prima che poi, secondo me venisse cambiato dai baccelli alieni. Allora ragazzi, io vi saluto, buon Porto X, buon sole, vi vedrò a Cagliari del colore praticamente del cappello di Stefano. Sì, io adesso volevo salutare Roberto Quaglia, che la cancel culture l'ha trasformato in un geranio. Adesso scelgo voi di quale colore. Ma qual è? Quello bianco o quello rosso? Ma questo è questo, diciamo, che appunto è ancora un segreto, diciamo, è politicamente militare. Scorretto dirlo. Esatto. No? Però è bello il fatto che sia rimasta questa immagine fissa sui gerani di Porto X. Che stanno ad ascoltare, i gerani ti ascoltano. Avranno i microfoni. Benissimo, ragazzi.
Un bacione anche a te, Beowulf, così ti sciogli. Come sempre un ringraziamento speciale alla nostra Jess, che ci fa come sempre, non soltanto da pubbliche relazioni ma anche da regista. Un bacione, Jess. Ciao Stefano, ciao Roberto, e un salutone a tutti voi. Dimmi, Robby. Appunto, ciao Enrica, volevo dire adesso come colpo di scena anche Enrica, no, appare insieme a noi, no? Vediamo. Ah, pensavo. No, pensavo. Sì, adesso no, Jessica alla prossima puntata, adesso Enrica, perché noi siamo in due, no? Cioè, appare qui come terza. In questo... No, avevo capito. Sì. Adesso arrivo, ragazzi, datemi un paio di secondi. Arriva anche Babu. Ciao ragazzi, buona serata a tutti, ci vediamo martedì prossimo, come sempre, alle 18. Ciao.